Un progetto di ricerca per salvaguardare l'asparago di Capitanata che presto otterrà la DOP e soprattutto un progetto per debellare un lepidottero killer di questa coltura. Lo hanno messo a punto l'Università di Foggia, la Coldiretti, Futuragri e i suoi associati insieme ad altri partner tra cui l'Ateneo di Bari. Il cosside dell'asparago è il principale nemico di questa coltura in termini di rese produttive e di qualità del prodotto. I danni dell'insetto dovuti alla distruzione delle radici da parte delle larve possono pregiudicare la prosecuzione della coltura dopo i primi 2-3 anni e l'avvio di nuovi impianti nella stessa zona. Il progetto Aspara è un progetto che ha visto coinvolti insieme Università di Foggia, Coldiretti Foggia e Cooperativa Futuragri. In armonia siamo riusciti a creare queste condizioni per le quali abbiamo studiato proprio l'ipopta dell'asparago, che è questo insetto che attacca appunto l'asparago. Negli ultimi anni, soprattutto nella provincia di Foggia, che con 8.000 ettari di coltura produce il 60% degli asparagi italiani, l'insetto ha assunto i caratteri di vera e propria emergenza fitosanitaria. Recentemente è stato identificato dai ricercatori del Dipartimento DAFNE dell'Università di Foggia il feromone sessuale dell'insetto finora sconosciuto. I ricercatori dell'Università di Bari invece hanno individuato ceppi di nematodi e funghi in grado di indurre elevati livelli di mortalità larvale. Il risultato è questo: noi abbiamo identificato questo feromone sessuale, che sono delle sostanze naturali che le femmine emettono per attirare i maschi, e li abbiamo utilizzati innanzitutto per fare un monitoraggio della presenza degli adulti di questo insetto in 17 aziende, e da qui è emerso, sono emerse delle differenze importanti nell'epoca di comparsa degli adulti, nei livelli di presenza dell'insetto, e quindi questo è già un primo risultato di grande importanza per capire quali sono le aree maggiormente infestate e quali che sono invece in via di infestazione. Sì, questa è una tappa importante per noi produttori, speriamo sia una tappa di arrivo e non di partenza, visto che questo insetto sta facendo da padrona come causa importante di deficitaria della cultura dell'asparago. Sono stati organizzati 4 farming day nelle diverse aree di coltivazione dell'asparago verde nella provincia di Foggia per mostrare in termini pratici l'applicabilità delle tecniche di monitoraggio e di controllo innovative, ed un convegno conclusivo dove verranno presentati i risultati attesi dall'attività svolta.